Manuela prese i vestiti insanguinati di mio marito dopo il suo incidente. Mentre eravamo in ospedale, mi sono accorta che mancava la busta da sotto il lettino. Allora le ho mandato un messaggio. Mi è venuto istintivo. Le ho chiesto se avesse preso lei gli abiti di Luis. Lei mi ha risposto che me li avrebbe riportati il giorno dopo. Ecco la recente rivelazione di Valeria Bartolucci, moglie di Luis da Silva, nel contesto del mistero di Rimini. Si tratta di una storia ben nota. Pierina Paganelli, ex infermiera 78enne, è stata brutalmente assassinata con 29 coltellate nei garage del suo condominio a Rimini, una città famosa in tutto il mondo. L'omicidio è avvenuto la sera del 3 ottobre 2023. Valeria, oggi, accusa Manuela Bianchi, nuora di Pierina e presunta rivale amorosa. Dopo l'omicidio della pensionata, la vicina di casa di Valeria ha scoperto che Manuela intratteneva una relazione segreta con suo marito, situazione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli investigatori. Si è scoperto, infatti, che la povera Pierina sospettava dell'infedeltà di sua nuora, anche se non conosceva l'identità del suo amante segreto. Tornando al giorno dell'omicidio, va fatta una premessa importante. Il 2 ottobre, un giorno prima dell'assassinio, Luis aveva avuto un incidente in moto ed era finito in ospedale. Sia Valeria che Manuela lo avevano visitato. Durante questa visita si è verificato un fatto molto sospetto. Manuela ha portato via i vestiti sporchi di sangue di Luis. Quando Valeria ha notato che il sacchetto con gli abiti non era più sotto il letto del marito, ha chiesto a Manuela se fosse stata lei a prenderlo. Manuela ha ammesso di averlo preso, promettendo di restituirlo il giorno successivo, cosa che ha effettivamente fatto. Questo gesto, però, solleva interrogativi, considerando che gli investigatori avevano già sequestrato numerosi oggetti e abiti appartenenti ai sospettati. Dunque, all'appello, manca la maglietta bianca a maniche corte che Luis indossava proprio il giorno dell'incidente in moto. Questa maglietta non compare tra gli indumenti che Manuela ha restituito a Valeria. Dove si trova? È stata persa in ospedale o nascosta in seguito? E soprattutto, qual è stata la ragione di Manuela per prendere furtivamente i vestiti di Luis? Un gesto davvero sospetto. Ma le accuse di Valeria non si fermano qui. In televisione la donna ha anche rivelato che Manuela aveva consegnato a Luis 2.000 euro in contanti, chiedendogli di tenerli al sicuro, cosa che Valeria ha scoperto solo in seguito. Quali motivazioni si celano dietro questo gesto? Inoltre, durante l'intervista, Valeria ha ricordato un altro dettaglio fondamentale. Circa 4 o 5 ore dopo il ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, il fratello di Manuela, Loris Bianchi, si sarebbe rivolto a Valeria pronunciando una frase inquietante e irrispettosa: «Giustizia è stata fatta». Cosa intendeva esattamente con un'espressione così infelice? Recentemente si è giustificato dicendo che voleva solo lanciare una provocazione, una sorta di esperimento per sondare il terreno tra le sue conoscenze e far emergere l'assassino. In un primo momento aveva dato un'altra versione dei fatti, sostenendo di non aver compreso che la signora Paganelli fosse stata uccisa, mostrando così un'apparente mancanza di comprensione della gravità della situazione. Insomma, ci sono molte incertezze e le indagini, basate sulle informazioni raccolte nelle ultime settimane, sembrano essere vicine a una svolta. I molteplici misteri e le relazioni segrete tra i protagonisti di questa tragica e oscura vicenda sono collegati all'omicidio della pensionata? O ci sono altre piste da seguire? Infine, va menzionata un'indiscrezione emersa recentemente riguardante un presunto spasimante di Pierina, un uomo che, si diceva, la stesse molestando negli ultimi tempi. I figli della vittima hanno prontamente smentito questa ipotesi. Quale sarà la verità dietro a tutto ciò?